un nuovo ambulatorio medico a Pozzo della Chiana. A breve il centro abitato della frazione avrà infatti il suo presidio medico ambulatoriale attrezzato e funzionale. Era una cosa assolutamente necessaria. Dopo che i due medici di medicina generale di qui a Pozzo sono andati in pensione e avevano un ambulatorio privato, abbiamo iniziato questo nuovo percorso per ridare una nuova ambiente sanitario e quindi abbiamo pensato di riutilizzare la nostra sala pubblica. L'intervento, condiviso con la direzione dell'ASLA Toscana Sud-Est, consisterà nella realizzazione all'interno della struttura di via Ponteramo di un presidio medico. È importante lo sviluppo della sanità territoriale e credo che il comune di Foiano, con la lungimiranza del nostro sindaco Sonnati, ma anche di tutta la giunta, ha dei pezzi di valore che sono ospedale di comunità, casa della salute e adesso si aggiunge questo presidio a Pozzo della Chiana. All'interno degli spazi sarà ricavata una sala d'aspetto, un bagno adeguato alle normative per disabili ed una stanza studio dove verrà effettuata l'attività medica ambulatoriale. L'intervento sarà terminato nella primavera 2024. L'importanza è questa sinergia con il medico di medicina generale, perché è quello che è più vicino anche al cittadino, quindi un tassello importante che si inserisce anche in tutti i finanziamenti che la sanità destina sul PNRR. È fondamentale questo progetto, ci veniva richiesto da diverso tempo dagli abitanti di Pozzo. Abbiamo lavorato fin da subito insieme all'ASL, insieme alla soprintendenza, perché questo, seppur diciamo una vecchia sala, è comunque vincolata. Qui da un po' di tempo che non ci viene fatto più nulla di quello che può interessare, quindi abbiamo visto che era il punto ad hoc per farci questo progetto. Insieme all'ASL i nostri tecnici hanno lavorato e finalmente i medici di famiglia torneranno a Pozzo in un presidio importante.